La penultima giornata di andata propone il piatto fin qui più gustoso di tutto il campionato. Prima contro seconda, Atalanta contro Chievo, la voglia di consolidare il primo posto contro il tentativo di avvicinarlo. Sicuramente un pomeriggio di grande calcio, tutto da seguire. Il corner per il Chievo, secondo palo, anticipo decisivo di Milesi. Chievo che parte con grande personalità comunque in casa della capolista. Ora sale ad ampie falcate Caldara. Pallone lungolinea per Conti. Rimane in campo proprio all'altezza della bandierina. Involontario passo di tango col diretto avversario che lo ferma. Però c'è Mangni che arriva sulla respinta, carica un sinistro sporco. Pallone si perde di poco. Prima emozione vera di questa partita al quarto d'ora. La regala Mangni Dudu con un sinistro fuori di poco. Focchesato mette fuori bene, poi GB sceglie il lato sinistro. Cisotti anticipa benissimo un avversario. Paruzza, palla dentro per Ekuban, posizione regolare, Caleb Ekuban il destro e il pallone fuori. Che chance per il Chievo. Mezz'ora precisa di gioco, signori, è un grande Chievo a Zingonia. Porta palla, lo lasciano avanzare. Allora il duetto adesso Villanova per Mangni Dudu, Gagliardini sulla destra, un po' di libertà. Ancora il tocco per Mangni, occhio perché il mancino ce l'ha, lo prova ancora, Provedel non trattiene e a due metri dalla porta manca il tapin Barlocco, occasione clamorosa divorata dall'Atalanta. Centrale per Burato, gioca con grande calma Costa, poi Cisotti smorza di petto per Gibi, Olauson ha capito tutto ma manca il controllo, poi il pallone è buono per Ekuban, attenzione alla posizione regolare. La sterzata all'indietro, Cisotti col destro, il pallone che esce, altro brivido. Occhio al mancino di Olauson, con i centrali atalantini che sono saliti, il pallone è buono per Mangni, incredibile, la palla che non è entrata. L'Atalanta chiede il gol, situazione incredibile che non siamo riusciti a capire, probabilmente nemmeno noi. La battuta Franchini con il destro ad uscire. Pallone teso, interessante, difficile per Zanotti, caricato forse da un compagno. Poi Paruzza ripropone subito, Franchini di prima, tagliato ancora, smanaccia Zanotti in bello stile. Poi Burato dal limite si coordina, il pallone che sembrava partito molto bene, invece è un po' ciccato. Tentato qui Ekuban, se ne va, forse con la spalla, riesce a cambiare passo, prova ad andarsene col sinistro. Che giocata di Ekuban, traversa micidiale di Caleb Ekuban. Signori, Chievo che però fosse in vantaggio non ruberebbe assolutamente nulla, questa è un'occasione clamorosa. Punizione giallo-blu già battuta. Ancora Franchini, sta aumentando un po' di intraprendenza, grande palla per GB, grande controllo, Cisotti scarica all'indietro, Burato col destro piazzato, Zanotti si piazza benissimo, intuisce la conclusione a chiudere del capitano. Gagliardini, Paruzza prova a fermarlo con una scivolata abbastanza pericolosa, poi Gagliardini col fisico resiste e se ne va, prova ad accelerare ancora Gagliardini, il destro deviato, palla che finisce fuori di 10 metri, però c'è calcio d'angolo. Gagliardini va a scaricare sulla destra, il pallone è basso e questa è un'occasione micidiale, salvataggio di Focchesato con Montresor. Arriva però Costa, attenzione, prova ad andarsene, supera un avversario, ancora Costa, il pallone all'indietro, Ekuban, il sinistro di Ekuban, la palla alta, 48-20, c'è ancora tempo forse per un'occasione, ma grande Chievo a Zingonia oggi. Cinquantesimo scoccato, può bastare così, dice l'arbitro. Gli applausi comunque del pubblico di Bergamo, applausi per un Chievo che ferma la corsa dell'Atalanta dopo 10 successi consecutivi. Questa di per sé è una grande notizia.